Questa mia storia comincia molto presto, durante l'adolescenza, quando ancora io vado a scuola, sono al quarto anno del commerciale e mi accorgo di avere dei noduli sul collo. Non me ne accorgo io, se ne accorge direttamente la mia professoressa di diritto, che mi accompagna proprio personalmente perché era una delle sue alunne preferite, dal marito che è un oncologo chirurgo, e mi fa visitare e si scopre che io ho un linfoma di Hodgkin. Vengo operata e poi purtroppo, essendo molto giovani, si fanno le cure preventive per evitare che la malattia vada avanti, perché il linfoma è un tumore del sangue e poiché da giovani le cellule si riproducono molto velocemente, allora si cerca di prevenire, ai tempi parliamo dell'80, si cerca di prevenire con la radioterapia, con la chemioterapia. E io mi sono sottoposta a queste due terapie, forse diciamo, in maniera pesante sono state effettuate sul mio corpo, tant'è che il mio midollo osseo è andato in tilt, cioè nel senso che si è danneggiato. E nonostante tutto io sono andata avanti, nonostante avessi ormai 19 anni, la mia paura era quella di ho un futuro? E ho chiesto ai medici e loro mi hanno detto ma no, dai, non devi preoccuparti, ma in realtà quello che mi incoraggiava non erano poi i medici, perché io mi sono resa conto da sola che cioè, doveva venire da me, cioè la voglia di superare la malattia, la voglia di superare questi ostacoli, il bisogno di vivere doveva nascere da me, non dovevano, nonostante le cure abbiano potuto fare qualcosa, dovevo essere io che dovevo decidere di andare avanti, di vivere. E questa forza, in realtà poi io sono molto credente, credo molto, e quindi mi sono affidata a Dio, mi sono affidata alla Madonna, mi sono affidata, sono andata a Lourdes, e lì mi ricordo che non pensavo alla mia malattia, non pensavo alla mia situazione, vedevo tante persone che stavano molto più male di me e io cercavo di aiutare loro. Durante la celebrazione della messa con l'unzione degli infermi, non mi venne somministrata e io mi misi a piangere perché ho detto perché io no? Il sacerdote che la somministrava, e poi io lo raggiunsi insieme ad uno dei fratelli dell'Unitalsi e lui mi disse: tu non ne hai bisogno. E io ho detto: come non ne ho bisogno? Anch'io sono malata, anche se sembro sana. E lui mi ha detto: tu hai già avuto il tuo miracolo. Perché io sono rimasta scioccata. Anche il fratello mi disse: mai sentito? È una cosa buona, cioè tu non dovevi farla perché non stai per morire. Ecco, cioè questo poi alla fine era il concetto. Io lì per lì non capii, però poi piano piano nel tempo mi sono resa conto che ho affidato la mia vita a Dio, ho detto se io devo prendimi, io cioè, così come Gesù Cristo è stato sulla croce per salvare il mondo, se io sono utile, posso servire a fare qualcosa, a salvare qualcosa, allora va bene, io accetto la tua volontà. Quali sono stati i momenti più difficili durante l'adattamento alla malattia?
I momenti più difficili sono stati nell'82. Io nell'82 la mia sorella più piccola, di quasi 2 anni, ha contratto anche lei una malattia. Non si capiva che cosa fosse, poi abbiamo scoperto che era anche lei aveva avuto un tumore e quindi diciamo che per me è stato un duro colpo perché era, cioè, io l'avevo quasi adottata, per me era come se fosse la mia bambina, anche se avevamo quasi 2 anni di differenza, c'era una sorta di affetto materno nei suoi confronti, anche perché era molto minuta. Il fatto che la sua malattia l'avesse colpita così giovane, così quando già aveva colpito me, mi fece arrabbiare con Dio e io mi offrii, dicevo, perché se già io ero stata provata da questo dolore, da questa sofferenza e avevo offerto tutto, perché anche lei? E allora diciamo che mi sono allontanata, ero davvero arrabbiata, non riuscivo a capire. Poi nel corso degli anni ovviamente mia sorella, anche lei, ho subito delle chemio, ho subito delle cure terrificanti, però purtroppo poi lei non ce l'ha fatta e nell'88 lei poi è morta. Io da quel momento, cioè, non volevo più riprendere a vivere, avevo una rabbia tremenda. Nel 90, quando io nel frattempo mi ero sposata, i medici mi dicevano che non avrei mai potuto avere dei figli. E allora, dicembre dell'89, mi accorgo, senza rendermene conto, che ero incinta. E questo, per me è stato una grandissima sorpresa, perché tutti i medici mi hanno detto che non avrei mai avuto figli, visto che era da 10 anni che ero in amenorrea, cioè non avevo le mestruazioni. E quindi questa futura nascita era come se Dio mi avesse teso la sua mano, quando in realtà io non mi sarei mai aspettata di avere un figlio. E quindi era come nell'arca di Noè, Dio manda l'arcobaleno per dichiarare la nuova alleanza con l'uomo. Ecco, Dio mi aveva mandato questo arcobaleno per dirmi che noi, cioè la nostra alleanza. Salutiamo Rosalba ringraziandola. Rosalba vuole mandare un messaggio a tutti i nostri amici che la stanno seguendo? Sì, un messaggio di speranza, di fiducia, che è quello di avere intanto molta fiducia in se stessi e di andare avanti, non arrendersi, cioè, perché anche in questi aspetti negativi della nostra vita noi possiamo trovare degli aspetti migliori, la rinascita, una vita nuova, anche perché dopo queste esperienze negative noi guardiamo alla vita con occhi diversi e quindi coraggio, mai mai arrendersi. I want you to stay. All along it was a fever, a cold sweat, high-headed believer.
said, if you dare, come a little closer. Round and around and around and around we go. Oh, now tell me now, tell me now, tell me now, you know. It's not much of a life you're living. It's not just something you take, it's given. Me all the way, I want you to stay. I want you to stay.